bene. Se è la prima volta che stai guardando un mio video, forse, ma forse, puoi darmi una mano. Ne stavo giusto parlando l'altra sera con degli amici di questo problema che ho e non so come risolvere. Mi sfuggono le idee, mi scappano, non riesco a metterle dentro a nessun contenitore. Mi rendo conto che l'80% delle idee che mi vengono in mente e che potenzialmente potrebbero essere geniali mi sfuggono, spariscono. Ho provato delle app, ho provato quello lavagnetto, ho provato in mille maniere. Mi viene in mente una cosa e ho la convinzione, la certezza che me la ricorderò, ma non è così. Il mio cervello non è fatto per ricordarsi le cose e probabilmente non è fatto neanche per trovare una soluzione a questo problema. Questa cosa un po' mi preoccupa e un po' mi fa contento, perché nonostante tutto questo riesco a tirare sempre fuori qualcosa dal cilindro. Ma se riuscissi a ottimizzare questa cosa e se passassi da un 80% di cose dimenticate a un 50%, cosa succederebbe? Qui dentro, là fuori, qua, là. Se avete delle soluzioni, delle idee per immagazzinare, impacchettare, conservare le idee, fatemelo sapere, io vado avanti con i miei matti lavoretti. Allora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, sto facendo un rack, o almeno ci sto provando, lassù per mettere queste ceste di plastica, una sorta di cassettiera sospesa. Ora, sto iniziando a saldare, quindi sto iniziando a imparare, a capire, piano piano. Tutto bene, tutto bene, non fosse che ho già perforato i pezzi che vanno in alto per passare poi la barra filettata per appenderli al soffitto, ok? Sto facendo il primo modulo, diciamo, di prova, e poi lo userò per costruire una dima per fare tutti gli altri esattamente uguali. Vediamo chi coglie subito l'errore. I buchi andavano girati di 90 gradi perché devo appenderlo al soffitto, non al muro. Poco male. Lo userò come primo modulo, in modo che sia quello che porta meno peso, e gli farò altri due buchi e gli farò altri due fori qua e là. Adesso gli do una levigata e una pulita per cercare di capire come sono venute le saldature e capire un po', studiare un po'. Ho provato a saltarci un po' sopra, a piegarlo, a girarlo, e tiene. Il problema qual è? Il problema è che, non avendo nessuna parte triangolare che impedisca la torsione, ok? Se io lo spingo su un angolo, questo tende a chiudersi, ma non è un problema perché alla fine deve solo ottenere il peso, ok, appeso. Però non escludo l'eventualità di farli
da qualche parte, magari qualcosa incrociato, in modo che eviti qualsiasi deformazione. Quindi pulisco. Non è solo un problema di immagazzinare le idee in questa testa, dovrei anche imparare a stare un pochino più concentrato, un cicinin, eh? Eh? Fatto con tanto di promemoria. Allora, è molto grezzo e spartano, però questa è, posso mettermi giù tutti i pezzi, pipipi, lo punto e poi finisco di saldarlo senza il legno che prende fuoco. Ovviamente la maggior parte dei moduli vanno fatti doppi, però sfilo, giro e ci siamo. Diciamo che sono a un ventesimo del lavoro. Le saldature sono venute orribili, però tengono. Non sto a levigarle dove non serve. Alla fine a me interessa che sia più o meno accettabile. Dov'è? Dalla parte davanti. Ok, la parte che io poi vedrò qua. Anche se non vi nego che questa roba un po' marcella di vedere le saldature a me mi è sempre piaciuta, quindi non è questo il momento di fare un lavoro di fino, cosa che voglio comunque imparare a fare, perché credo che prima o poi farò un mobile per casa in ferro. Però prima diventiamo decenti. Ricordate quel pippone gigantesco sul preventivo, la tornitura, coi ragazzi, bla 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 bla, è andato in porto, non come pensavo, ma è andato in porto, quindi vi aggiornerò anche sui progressi di quella cosa lì. Sono gasatissimo. Che giornatina frizzantina. Dicevo, sono gasatino. Che le cose si muovano pian pianino, ma non così pianino. Insomma, dai che ci siamo. Cosa ho imparato? Ho imparato che saldare non è così facile come sembra, ovviamente, però mi sta dando delle soddisfazioni, piano piano, senza troppe pretese. Ho visto che qualcuno, quando mi ha visto saldare, si è un po' preoccupato di dirmi che non sono capace. Grazie, me ne ero accorto da solo. Il discorso è che non ho neanche queste grandi ambizioni di diventare il saldatore numero uno al mondo. Non è questo il viaggio. Vi ricordate i discorsi, no?
non voglio diventare un ninja in nessuna di queste cose che faccio qua su YouTube. Il piano è un altro, ok? Mi diverto un sacco proprio, tantissimamente tanto. Qualcosa di più maneggevole? No, eh? Ok. Ora, visto che si stanno muovendo cose, nel prossimo video parliamo di queste cose qua un pochettino più nello specifico. Vi racconto un po' come ragiono su alcune cose, perché ho delle idee molto molto interessanti. Nel frattempo vado avanti con le mie strutturine da saldare, vi faccio vedere anche se faccio dei progressi con la tecnica della saldatura ad elettrodo. Non credo, perché insomma salderò una decina di ore, mi sembra un po' poco per fare progressi, è un inizio. Quindi direi che è tutto tuttissimo, ci vediamo presto prestissimo. Sono gasato, ragazzi, gasatissimo.